Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Riccardo, per gli amici Rix Vlog, ma bando alle ciance, come sapete io non perdo tempo, anzi subito recensione di 1000 prodotti bomba. Intanto partiamo dalle scarpe, le nuove Columbia Montrail Trinity AG2, una scarpa veramente figa, ma oltre a figa deve essere anche performante, per cui tanto vi faccio della tacchettatura, sono nuove, appena tirate fuori out of the box. E oggi le andremo a testare, ma oltre a testare le scarpe nuove della Columbia, andremo a testare un confronto epico. Ve l'avevo detto che lo portavo nel canale e oggi ce l'abbiamo. L'immancabile, irriducibile, quello da battere. Enduro Garmin 2 versus Huawei Watch GT 5 Pro. Raga, ne vediamo delle belle, ma bando alle ciance, adesso si va a correre e gasiamoci un po' a bomba. Ed eccoci qui, partiamo a bomba. Allora vi faccio vedere, così vediamo anche il segnale GPS. Attiviamo trail run, riposo, ma chi si riposa? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 secondi. Adesso andiamo invece su Huawei, allenamento, trail run, 1, 2, 2 secondi. Intanto battito da fermo, visto che ci siamo, 83, 85, 88, 86, 88, bando alle ciance, andiamo a correre. Allora, come feeling delle scarpe, raga, devo dire, sono morbidissime, addosso fasciano il piede da Dio, veramente non si sentono addosso e non sto scherzando, sono proprio morbide, comode, profettose, dato che adesso sto iniziando il percorso su una parte d'asfalto. Devo dire che non sono proprio tantissimo ammortizzate, o meglio, nella parte posteriore del tallone sono molto ammortizzate, ma la parte dell'avampiede non è molto riparata, per cui se si prende un sasso o qualcosa frontalmente lo si sente. Per il resto devo dire sono veramente comunque reattive, e adesso le testiamo meglio sicuramente, non sull'asfalto ma sul loro terreno, lo sterrato. Per quanto riguarda invece l'orologio, anzi gli orologi, vi faccio vedere un po' i tempi medi e i battiti. Siamo a 146, media 5,54, e siamo a 146, media 6,605, per cui anche in questo caso non è male. Entrambi si stanno comportando bene. Una cosa che mi sono dimenticato, stessa cosa mi era successa anche con il T-Rex 3, che non ha le mappe precaricate. Io ovviamente, abituato, come dicevo sempre, al Garmin Enduro 2, avere le mappe precaricate, in questo caso non ce le ho, per cui non ho scaricato le mappe e non ho disponibili le mappe da farvi vedere, ma farò sicuramente un ulteriore video, ulteriori prove di questo orologio nei prossimi giorni. Anzi, conto già domenica di fare una gara e a questo punto ci porto entrambi gli orologi, così facciamo un resoconto un po' più serio e dettagliato su una gara di un certo tipo. Proseguo, ciao. Comunque raga, un consiglio per quando si fanno le uscite lunghe per gli allenamenti, oltre che anche ogni tanto lo porto anche in gara, raga, i datteri vi salvano la vita. Se non volete utilizzare tanti cibi processati o barrette, a parte qualche gel che ogni tanto è d'obbligo perché sennò veramente si è disfatti, ma questi, raga, un ottimo contributo di carboidrati e zucchero, tutti 100% ovviamente naturali, per cui datteri, soprattutto se li prendete senza osso, vanno da Dio, comodi, li metti dentro nello zainetto in qualsiasi tasca e fanno un ottimo lavoro. 4-5 ogni mezz'ora, 40 minuti, e vi salvano la vita, vi danno un boost di energia che ci sta in bomba, per cui mi sparo subito un bel dattero e tanto mando le ciance, vediamo. Allora, 151 152 6 e 30, ovviamente sto andando un lento oggi, 149 6 e 40 per l'enduro 2, 149 6 e 45, 150 6 e 23. Diciamo che come battito ci siamo, siamo veramente lì lì, un battito di differenza,
e come passo medio adesso siamo 6,50, 7, c'è un piccolo, una piccola differenza, questa può essere data dall'aggiornamento del satellite qua, 6,48, adesso 6,38, 151, 6,36 e siamo qua 6,50, 151, per cui direi non male entrambi. Adesso finisco il dattero e proseguo. Ciao, intanto guarda che spettacolo. Cioè, da solo in mezzo a questo paradiso, i due cicci. Ciao amici, ciao, ciao. Non mi vogliono bene neanche loro. Almeno fatelo voi, supportando il canale e mettendo un like qui sotto. Raga, faccio tutto questo per voi. Nel frattempo le scarpe stanno ancora correndo sull'asfalto. Si sta... Recupero aerobico. Nel frattempo, figata, sulla Way c'è la voce del tuo assistente personale che ti parla in italiano, figo. Batteria del telefono quasi scarica bene, ovviamente anche qua Ricky si dimentica totalmente di caricare il telefono quando esce, ma questo è un problema mio, non vostro. Adieu. 25 minuti 10 secondi. Il ritmo medio negli ultimi 2 chilometri è stato di 6 minuti 24 secondi. Frequenza cardiaca corrente 144 battiti al minuto. Ecco, quello che avete sentito è molto molto simpatico da parte della Huawei Watch GT 5 Pro, che praticamente ogni giro, ogni chilometro vi fa un aggiornamento vocale con tutti i dati, molto interessante e comodo, senza magari dover stare lì a guardare l'orologio. Tu come oggi mi faccio una super super slow easy run. Lo stress da allenamento aerobico è 2, ottimo per mantenere le prestazioni aerobiche. Ecco, ti dà anche dei consigli di com'è la tua situazione e il tuo andamento, per cui è veramente comodo. Immagino che appunto magari anche chi non è proprio portato a leggere i numeri ti lo ascolti e lui ti dà le dritte e le informazioni necessarie e tu ti fai la tua corsetta easy, leggera, senza pensare a niente. Veramente una bella funzione quella lì, che ovviamente Garmin ti dà semplicemente la voce con numero del chilometri e passo medio, ma tutto il resto, diciamo un resoconto ogni chilometro, non te lo dà. Bella funzione, brava voi. Ed eccoci raga, arrivati anche sul terreno sul quale ho voluto avere queste scarpe, questo ghiaino secco che per me in montagna è terribile e devo dire che grippano veramente bene, per cui sì, magari scusate le mie parole, il mio linguaggio poco tecnico, ma grippano per bene, vuol dire che c'è molta trazione, non scivolo, quando faccio la falcata il passo è sicuro, non vado, soprattutto anche nelle discese o nelle salite, non rischio di scivolare, per cui per me tipo questo ghiaino, dato che forse, spoiler, andrò a fare una gara un po' particolare, ho necessità di avere, per cui direi ottimo, si comportano veramente bene quando ci si ferma, ci si inchioda, vedete, non ti fanno scivolare, cambio di direzione, sono più che ottimi, direi bene, si sta comportando molto bene. E niente, proseguo. Nel frattempo vi faccio vedere anche il Garmin 153-154 media. Last 5-6 minuti e 41. Ecco, così adesso vedete anche come si comporta il Garmin. E adesso vi faccio vedere anche il Huawei 155-8-21. 155-7,50. Sì, sto rallentando, diciamo che è un po' più lento su, ma veramente di poco, sui cambi di ritmo. E cosa dirvi, per il resto vanno benissimo, diciamo che il suo vero rivale del Huawei è sicuramente l'Amazfit T-Rex 3, che per chi non l'avesse visto lascio
qui sopra il video dove ho fatto il confronto con il Big Boss d'Enduro 2. Ovviamente anche in questo caso il video è provocatorio perché, ripeto, parliamo di un orologio che costa, il Garmin intendo, più del doppio, però sensoristica una bomba. Infatti avevo già fatto altre prove e devo dire che si sta comportando molto bene anche adesso. E raga, come vi ho già detto, quest'anno sponsor Prozis Italia, per cui si provano già testati da tempo, però fanno il loro super effetto gel. Questi sono classici energy gel con carboidrati per recuperare. Io sono a 1:30 di corsa, siamo a 13,6 km, veramente molto easy. Mi sono completamente dimenticato faro, luce, torce e quant'altro, per cui sta arrivando buio. Il telefono ha ancora 3% di batteria. Io continuo, mi sparo il gel e se riesco tremo le somme di questi due orologi. E raga, guardate che spettacolo, la batteria sta morendo, ma chi se ne frega, 155 di battito sul Huawei e 152 di battito sul Garmin, ma in questo momento poco ci importa, no? Guardate che cosa, guardate che spettacolo, il tramonto in mezzo alle vigne, da solo, la luna alle mie spalle, che spettacolo, ma che spettacolo è, raga. Godetevi la vita sempre, raga, questi momenti non tornano indietro. Carino fare l'aperitivo con gli amici, bello stare distesi nel divano a guardare TV, ma raga, questo non ritorna più. Ogni giorno andato è un giorno perso. Il bere si può bere a qualunque momento, a qualunque posto. Queste cose, raga, sono immortali, immortali. Cioè, non so se capite la bellezza di tutto questo, spero di sì. Per cui, se anche tu sei un folle come me, ti chiedo di mettere un like e iscriverti al canale, perché qui si fanno solo cose folli e soprattutto si vive la natura nel suo essere più intimo, perché questo, raga, per me è una corsa intima. Qui, raga, sono me stesso, qui, raga, sono io contro me stesso in mezzo alla natura. La natura è il mio mondo, raga, no città, no casino, no feste, no party, raga, questo per me è la festa più grande, questa è la gara più bella, perché la corro con me stesso, con voi e con questo spettacolo che si chiama Madre Natura, raga, e davanti a me, guardate, vedete poco, ma ci sono le Alpi. Raga, spettacolo. Adesso continuo, ciao. Raga, incredibile. Sono rimasto col 2% e ce l'ho fatta. Allora, stop. Terminiamo. Allenamento terminato. Adesso andiamo a salvare sul Garmin. Così abbiamo la comparazione. Media 6,38 il Garmin, mentre qui 6,40. 2 ore e 12, 20 km. Diciamo che siamo tutto sommato abbastanza allineati, non è male, anzi benissimo. Per quanto riguarda le mappe, vi farò vedere, perché purtroppo qui ovviamente vedete tutti i dati, l'altitudine, il ritmo, le varie soglie, la frequenza cardiaca, le zone di frequenza, la cadenza e i passi, bilanciamento, oscillazione verticale. Tutti i dati che ovviamente ci sono anche sul Garmin, top, stessa cosa anche qui, facciamo una panoramica, passo, frequenza cardiaca, zone di frequenza, potenza, zone di potenza, quota, training effect, training status e ovviamente poi per tutti gli altri dati si va su tutte le statistiche, ovviamente si guarda sull'applicazione. Raga, cosa dirvi? Anche per oggi il video sono riuscito a portarlo a casa, vi metterò qui sopra comunque tutti i dati, così avrete tutto. Per quanto riguarda le mappe che mi sono dimenticato di scaricare, le provo a scaricare e faremo questa benedetta gara, che così facciamo il confronto effettivo con mappe e tutto. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto, io ho dato il massimo, è buio pesto, cosa dirvi? Ispiratevi, divertitevi e godetevi la vita sempre. Peace and love, ciao raga.